stato presentato ieri ufficialmente l'anno accademico 2019-2020 UTEP Maria Giannini, l'università territoriale permanente a cura dell'associazione Il Circolo Arci Il Ponte di Ginosa. Tanti i corsi gratuiti messi a disposizione dei cittadini: educazione alimentare, letteratura e filosofia, medicina, dizione, scienza e astronomia sociale, recitazione, balli. Naturalmente saranno tutti corsi tenuti da esperti del settore. Ci troviamo nel plesso Lombardo Radice di Ginosa, l'unica scuola a tempo pieno del nostro territorio, e qui realizziamo, questo è il terzo anno, i corsi dell'UTEP, Università Territoriale dell'Educazione Permanente. Non sono corsi aperti soltanto a persone di terza età, possono venire tutti gli adulti che abbiano smesso di studiare per diverse ragioni e quindi che vogliono continuare a formare. È comunque un'attività veramente pregnante per un invecchiamento attivo della persona, e la nostra presenza ha visto la partecipazione anche di numerosissime donne soprattutto. Quest'anno anche gli uomini si stanno iscrivendo. Noi siamo contenti di realizzare dal lunedì al venerdì 3 ore di lezioni pomeridiane in cui si sviluppano 15 corsi, dalla letteratura alla matematica, dalla sociologia all'handicap, ma anche di carattere ricreativo come la manipolazione creativa, la coreografia, e quest'anno ci siamo fregiati anche di una bella chicca quale il corso di dizione di lingua italiana, che servirà a tutti, compreso me. Niente, noi speriamo, le iscrizioni sono state avviate dal 1° di ottobre e finiranno il 31 di ottobre, ma è chiaro che qualche deroga la faremo anche all'epoca, anche dopo il 31. L'anno scorso abbiamo raggiunto quota 150 iscritti, quest'anno puntiamo ai 180. Penso che con il ritmo che finora abbiamo portato arriveremo a raggiungere il nostro obiettivo. Vi invitiamo tutti a venirci a visitare durante le lezioni e vedrete che vi innamorerete. Imparare non ha età, potete farlo a qualsiasi.